E concludiamo con l'ultimo girone, il girone del giovedì sera, il girone D, con delle partite importanti. Allora, innanzitutto abbiamo capito che i Game Over fanno e disfanno la tela come meglio preferiscono, visto che avevano battuto Nero Licuti 2-0 la prima giornata. Adesso chi è primo in classifica? Nero Licuti, con 6 punti su 9 a disposizione. Vittoria importante del Nero Licuti, 5-4 contro la Romeo Group. Una considerazione, la Romeo Group fa delle partite abbastanza strane, voglio dire, perché vince, pareggia un po', può perdere contro l'ultima, può vincere contro la prima. È stranissima come squadra la Romeo. Sì, è stranissima, beh, è sempre stata così, è una squadra altalenante, non riesce nei risultati, non riesce ad avere una linea continua, a volte si esalta e poi però spesso si è persa poi alla fine del campionato, non è riuscita mai ad essere protagonista fino in fondo, se non nella minicoppa. E quindi invece quotidianamente un accenno su questa squadra di vecchi vecchietti, ma che guidati da un Giuseppe Bruno sugli scudi in attacco, 8 gol, quindi questi quotidianamente possono fare bene nel girone, 8-3 ricordiamo ai Vulcanici. Questa è una squadra di anzianotti ma che sa giocare a calcio, che giocano insieme da tanto tempo, adesso fra l'altro tornano da un periodo di fermo, erano 2 anni che non facevano tornei di questo genere, però devo dire che nonostante questa pausa si sono trovati bene. E 2-2 tra Catania 46 e Game Over, questo è un pareggio sorprendente, questo lo possiamo dire. Santo Sicurella in rovesciata all'ultimo ha regalato questo punticino al Catania 46, Game Over che quindi vincono una partita ma ne pareggiano due, con Romeo e Catania 46 potevano dare di più. Game Over probabilmente paga, come è capitato anche negli altri tornei, l'esaltazione. Loro a un certo punto credono di essere veramente insuperabili, però essendo giovani mancano spesso di esperienza e quindi pagano questo. Nella Catania 46 invece c'è molta esperienza e quindi probabilmente sono riusciti a rubare questo punticino. Il team di Nino Melita. Invece facciamo una panoramica alla classifica marcatori che ha visto trionfare la scorsa stagione Gianluca Romano a 33 gol. Questa volta primo in classifica è Giuseppe Di Fini con 11 gol. Questo attaccante sta facendo la differenza fino adesso. Messo lì negli ultimi 10 metri fa tanti gol, 11 gol fino adesso, uno in più di Gianluca Romano. Io credo che la differenza la faccia il centrocampo delle due squadre. La Carpediem, Luigi Longo, una persona che riesce a mettere meglio. Invece nella Capriccio sono due attaccanti bene, poi fanno la difesa, ma non hanno probabilmente uno che riesce a mettere bene gli attaccanti in porta. E quindi Di Fini probabilmente riuscirà a fare più gol proprio perché c'ha uno che riesce a dare palla bene. Ma occhio anche a Nando Veutro, 8 gol in 2 partite, allora. E anche a questo Giuseppe Bruno. Quindi dalle retrovie con 8 gol potrebbero arrivare importanti nominativi in più. Sì, sì, vabbè, Veutro lo conoscevamo, era un altro che aveva scritto numeri importanti nella classifica dei cannonieri, poi fra l'altro anche lui gode del fatto di giocare con dietro uno come Andrea Garofalo, che sì, è vero che è innamorato del pallone, ma quando riesce a dare i passaggi giusti è un giocatore importante. E quindi allora abbiamo detto tutto riguardo anche alla classifica marcatori, diamo appunto l'ultima panoramica sulla classifica. Io vorrei chiederti di sbilanciarti, quindi nel girone A abbiamo visto che Red Devils al Capriccio sono a 7 punti al comando e Carpe Diem a 6 punti. Questo quarto posto utile potrebbe prenderlo il Flashburger o chi altro? Ma in questo momento, anche se Goldbet è a 0 punti, perché paga il fatto di non essere stata mai al completo, perché i fratelli Calandra, anche loro, sono giocatori importanti. Soprattutto Roberto, 3 gol contro il Capriccio. Per questi tornei ne fanno la differenza, solo che non riescono ad essere continui. Se riesce a fare punti in fretta, io credo che potrebbe essere una sorpresa, anche se in questo momento, come è delineata la classifica, credo che sia proprio questi 4 che poi andranno avanti. Nel girone B invece abbiamo detto che la Balordese ha 9 punti, Red Blu 46 a 6 punti, poi abbiamo un quartetto di squadre a 3 punti che sono Topolino Show, Grimaldi 85, Silverez e Andromedica. Soltanto il Barpetreliti a 0 punti, non vorrei dire quasi spacciato, ma abbastanza compromessa la sua stagione visto l'entusiasmo che vedo un po' affievolito. Io ti chiedo qual è la squadra in questo momento da battere e poi quali sono le altre 3 pretendenti. Balordese in assoluto la più forte di questo girone, secondo me, quando è completo è veramente interessante come squadra. E poi si giocheranno gli altri 6, si giocheranno i 3 posti utili, sono tutti più o meno, sono tutti allo stesso livello. Nel girone invece C, il girone del mercoledì sera, Ghost abbiamo detto che ha qualcosa in più,
però e abbiamo anche la Luana Fiore a 6 punti. Che girone è? Perché qua ci sembra che un po' tutte vogliono dire la loro, poi però bisogna anche vedere nel rettangolo di gioco chi avrà la meglio. Secondo te quali sono, possono essere le squadre additate alla qualificazione? Anche qui vedo una sola squadra fuori dal che purtroppo è la Realtà Marindo del tuo amico Lorenzo, onestamente penso che sia quella che abbia meno chance. Poi le altre, a parte Costa che prenderà il primo posto, le altre si, e forse anche l'uno fuori, gli altri si giocheranno gli altri due posti. Quindi insomma anche là barrage abbastanza equilibrato. Nel girone invece del giovedì sera abbiamo Nero Licuti a 6 punti, Game Over a 5, Quotidianamente a 4, come anche la Romeo Group. Queste 4 sarebbero le squadre in questo momento qualificate. Il Rigattiere, Catania 46 e Vulcanici sarebbero fuori. Soprattutto i Vulcanici mi sa che hanno perso Smalto. Hanno perso anche Orazio che faceva la differenza e quindi sentivo proprio giovedì sera che dovevano cercare di sostituirlo perché purtroppo ha preso una brutta distorsione, quindi ne verrà per un po'. E questo è un problema sicuramente abbastanza grave calcisticamente parlando per la squadra di Gianluca Militello. Ci saranno partite sicuramente importanti a partire da lunedì che vi accompagneranno tutta la settimana, quindi fino al giovedì. Salvo, io ti ringrazio della disponibilità e noi ci vediamo sicuramente sabato prossimo, quando faremo una prossima edizione. Io ringrazio te e soprattutto ringrazio tutte le 27 squadre, perché una non la ringrazio perché non è il caso, ma saluto tutti gli altri per veramente per il rispetto, per l'agonismo che stanno mettendo e per la voglia di sportività che c'è in questo torneo. Io spero che fino alla fine vada così, perché questo ci permette di fare di questo sport il divertimento puro. Assolutamente, ricordiamo anche cosa diceva il torneo CDM sui nastri di partenza: accendi la passione e fai partire il motore dello sport. E così è stato fino adesso. Da Francesco Casicci e Salvo Foran, allora vi ringraziamo.